Ciao a tutti. Allora, ho visto che questo stampo è piaciuto molto a tante persone. E quindi ora lo andremo a fare insieme. Lo coloreremo insieme, coloreremo la resina insieme e poi lo scopriremo insieme. Sì. Allora, l'altra volta l'avevo fatto bianco e rosa con la cioccolata. Oggi invece lo farò. Allora, lo farò con il latte. E la tazzina sarà azzurra. E poi questo penso che lo farò di un marroncino chiaro. Adesso vediamo. Per prima cosa dobbiamo andare a colorare i dettagli. Parto dal latte, quindi su un pezzo di qualcosa. Ecco, e ho anche quasi finito il bianco, ottimo. Metto un po' di smalto. Poi prendo un dotter, io di solito uso i dotter, e vado a colorare. Io punzecchio così. E ok, una volta colorato il latte, vado a colorare la faccina della tazzina. Nera, quindi metto un po' di nero, prendo un dotter un po' più piccolino, tipo con questa punta, lo metto nello smalto e faccio gli occhi. Ok, e adesso faccio anche il musino. E mentre questo lo lasciamo asciugare, perché poi dobbiamo andare a metterci sopra l'azzurro, vado a colorare di nero gli occhi e la bocchina qua, il nasino, non so che cavolo sia. Adesso vado a fare le guance, prima pulisco il dotter e le guance le andrò a fare rosa. Poi con la punta del dotter vado a sistemare i bordi e faccio anche l'altra. Questa è più piccolina. Ok, una volta che abbiamo fatto il musino, non resta che colorare la tazza e io la farò azzurra. Ok. E aiutandomi sempre con il dotter, vado a colorare la mia tazzina. Una volta colorata la tazzina, andiamo, facciamo con un dotter un po' più piccolo, a fare i manici della tazzina, sempre azzurri, così. Quindi adesso ho colorato il mio Molang e non ci resta che fare asciugare per bene lo smalto. Ok, ci siamo. Ora andiamo a mettere la resina dentro nello stampo. Però prima devo lottare contro questo pezzettino di zozzeria. Ok, allora ho preparato la resina e come dicevo prima non lo faccio bianco, ma lo voglio fare di questo colore che è beige avorio. Questo, vi faccio vedere. Questo colore e adesso lo vado a mettere nella resina. Ok. Ok, e ora vado a versare la resina. Perfetto, e adesso aspettiamo che si indurisca.
Ed eccolo qui asciutto. Però prima di scoprirlo voglio dirvi una cosa importante. Sotto questo video, dato che mi è stato richiesto, fatemi un bel po' di domande, tutte le curiosità che avete su di me. E magari se ne avevo già fatto un altro, che se riesco vi metto qua in alto. Così se avete da farmi quelle domande, ma mi erano già state fatte, potete farmene altre, ecco. E niente, quindi mi raccomando, fatemi un sacco di domande solo sotto questo video, mi raccomando, e poi io risponderò. Ok, quindi adesso è il momento di vedere cosa ho combinato con questo Maolang. Allora, molto bene, lo smalto è andato su. Ma che carino! Ah, ci sono tutti questi pezzettini che mi sa che è il colore, che non ho mischiato bene, probabilmente, però è super carino. È un Maolang Apua. Che carino! Ah, lo adoro! Fantastico, mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo. Sembra un Maolang immacolato. Ah. Ok, niente, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Maolang che abbiamo fatto insieme. Mi raccomando, ricordatevi di farmi tutte le domande che volete. Io vi ringrazio di aver guardato questo video, vi mando un sacco, un sacco, un sacco, un sacco di bacini. Ciao, ciao, ciao!